Festa in Valdivara per i 10 anni dell'outlet di Brugnato e occasione per fare dovuti bilanci dell'attività. Oggi è una giornata in cui festeggiamo questi 10 anni. Abbiamo potuto rilevare una serie di dati formalmente, perché sono stati attestati dal Politecnico di Milano, nei quali effettivamente si dà atto che ci sono circa 450 persone stabilizzate, e quindi con un dato che ci può dare serenità anche in ordine alle promesse che avevamo fatto di poter stabilizzare persone anche della Valdivara, che oggi rappresentano circa il 50% dei nostri addetti presenti all'outlet. L'occupazione contro lo spopolamento dell'entroterra è una delle ragioni principali che ha fatto nascere qui l'outlet. Siamo riusciti a mantenere questa promessa. Oggi i dati ci confermano che c'è una ricaduta di circa 4 milioni di euro derivante proprio dall'impiego delle persone nell'outlet e dall'indotto dell'outlet creato in questa valle, e quindi un dato significativo per lo sviluppo. Tra i principali progetti futuri anche un accordo con Trenitalia per avere un biglietto acquistabile in app per raggiungere l'outlet, naturalmente poi con bus navetta. Questo accordo con Trenitalia, che prevede in un modo, noi definiamo anche un po' ironico, insomma, di arrivare in treno a Brugnato. In realtà ovviamente non esiste una stazione a Brugnato, però si potrà comprare un biglietto ferroviario e poi proseguire per un pezzo attraverso una navetta, però sempre attraverso l'acquisto di un biglietto appunto tramite Trenitalia, e quindi nella stessa logica del collegamento con le Cinque Terre. A festeggiare il compleanno tante autorità, il prefetto, i sindaci della Valdivara e i sindacati. Una realtà importantissima che è via via cresciuta in tutti questi 10 anni, un compleanno importante che significa una scommessa anche vinta in allora da questo territorio, ovviamente partendo da chi l'ha pensato e qua ha investito Marina Conci. Ha saputo guardare oltre quello che era, diciamo, le difficoltà di un momento. Uscivamo anche da una ferita grave che era quella dell'alluvione che aveva colpito la Valdivara, e credo che fosse in quel momento più difficile, come dire, andare avanti che non fermarsi. Chi ci ha creduto oggi va ringraziato, perché questo è diventato un centro importante dal punto di vista commerciale, ma ha contribuito alla crescita di un territorio che è quello di Brugnato, che ha saputo diventare centrale poi per un'area più ampia. Se vogliamo ragionare di area vasta, alle nostre spalle ci sono le Cinque Terre, dall'altra parte c'è la città della Spezia, che è diventato un hub molto importante dal punto di vista del turistico. Che sia veramente una scommessa vinta, di cui bisogna ringraziare tutti quanti hanno contribuito ovviamente a arrivare a questo risultato. Altri 15 brand troveranno spazio all'outlet e una particolare zona food. Food è oggi una delle parti più importanti di queste tipologie di shopping, quindi stiamo pensando anche a questo. Noi è assolutamente imperativo rispettare e valorizzare contestualmente, con le possibilità eccetera, ma il prodotto della terra, quindi il prodotto locale.